What's up, signori? Johnny Crick qui. Eravamo rimasti che dovevamo uccidere il nostro caro amico. Fatemi dare solo uno sguardo alla gnocca un attimo, perché già mi manca quella. Dov'è? Scomparsa? Che cazzo, io volevo salutarla un'ultima volta. Vabbè, andiamo. Aspettiamo il segnale. Come segnale? Non devo prendere... Là, infatti, ci sto andando. Stai calmo, Toro seduto. Il bosco è così fisso. Di questo passo ci vorranno giorni per arrivare a Duchesne. Allora, se uccido quello mi sgamano da panico. Ah, devo prendere questo? Siamo in 2000. Cazzo, come lo prendo? Basta una vedetta e ci ha vista. Oh cazzo, oh cazzo. Oh cazzo, oh cazzo. Chinati. Chinati, Ethan. Cosa fai? Uccideteli. Chi? Ma porca miseria, ma perché non si è chinato? Vabbè, vaffanbrodo. Morte sia. Sì. Io li sfascio di pugni. Non uso neanche più le armi ormai. A pugni. Così. Dammi la tua uniforme. Anche tu, l'uniforme. No? Dove sta? Sono morti tutti, no? Ah no, quello no. Ma non riuscite a ammazzarlo, è uno solo. Oh. Mamma mia che accollo questi, oh. Persino Pocahontas da solo li ammazzava. Ah, come sono carino. Ma che bello che sono. Let's go. Cos'è quel coso? E senza entrare in conflitto aperto, valla a dire a quel cazzo di cosa che si bugga, che non si cala più. Andiamo, va. Voi aspettatemi lì. Che io arrivo. Corri, Ethan, corri. Guarda quello lì, Forest. Dammi retta, abbiamo caricato troppo il carro. Come fa la via è accidentata, è molto pericolosa. Tutto fango. Madonna quanta gente, sono tantissimi qua, fratelli. Già mai mi farò beccare. Permesso. Oh. Cosa sono? Sembrano scout questi. Oh, scusami. Prego. Ma devo uccidere lui? Oh! Oh! Ma cos'è questo qua? Ma non vedo l'ora di piantargli la lama nel culo. Ehi! Com'è trovarsi dall'altra parte della... Grande! Attenti! Merda. Ma perché non gli ha sparato subito, scusa? Signore. Oi. Charles. Grande. Dove sei finito, Non lo so. Andiamolo a cercare. Vieni qui. Vieni qui. Vieni qui. Maledetto cagasotto. Levatevi. Corri. Fermati. Ma che me frega a me di questi? Io devo andare a prendere lui. Non lo prenderò mai però, scusa. Muovete cavallino. Muovete cavallino. Mori. Muovete cavallino. Forza. Forza, forza, forza. Namo, namo. No, no, che fa? È mio, è mio, è mio. Lo sapevo. No, ho sprecato un colpo. Dai, ormai è andato. Non scappare, sei morto. Non ti credevo un codardo, Edward. Fatti sotto. Adesso scendo. No, bastardo. Quale arroganza. Ho sempre saputo che non ce l'ho. Mi hai sparato al culo del cavallo. Per te. Pezzo di merda. Grandissima. Non farlo. Hai capito la l'occhio lungo di me. Ma che palle questo, che accollo che è. Ho detto vai. Se non mi fa saltare il filmato. Aio. Dai, vieni, va. Non lo merito. Sì che lo meriti, ti sbudello, non è che ti uccido. Vieni qui. Vieni qui. Vieni qui, mio, scusa, è mio. Edward. L'ho preso, l'ho preso, l'ho preso. Cercata. Corri, Ethan, corri.
Ma anche nostro. È mio. È mio. Vai. Maledizione. Ci sono, ci sono, ci sono. È mio. Oh. E vado. Tutta la mano dentro il corpo addirittura. Così che si... violentemente proprio. Perché, Eita? La tua morte mi è utile. Niente di personale. Ah, buono. Beh, forse anche un po' personale. Sei sempre stato un problema, in fondo. Ma noi combattevamo insieme. Un tempo, forse. Ma non più. Tu hai scordato ciò che hai fatto. Tutti quegli innocenti massacrati. E per cosa? Non si arriva alla pace facendo ricorso alla violenza. Sbagli. Vero. Se solo avessimo usato la spada più spesso quando serviva, il mondo sarebbe un posto assai migliore. Quest'oggi. In questo caso. Concordo. Pace e amore sempre e comunque. Che fa? Addio, Edward. Ah, cos'è la chiave? Un altro pezzo? È morto? Sei morto? Sembrava il mago Thelma, Edward. Eccola qua. È fatta. Ho tenuto fede a quanto... Te ne vai così? Conto che farai lo stesso anche tu. Seguimi. Oh, finalmente andiamo a parlare. Era ora. Che cazzo è che ci dicono? Sono leggermente curioso. Oddio. Ma pensa a te, il muro. No. No. Cosa? Mi sembri deluso. Oh. Avevo in mano una chiave e credevo aprisse qualcosa. C'è solo questa stanza. Mi aspettavo di più. Vedessi cosa c'è dietro. Cosa significano? Narra la storia di Yotsisison, che scese nel mondo per dargli forma, perché ospitasse la vita. Affrontò un duro viaggio, fra difficoltà e pericoli. Ma credeva nei suoi figli e nelle loro capacità. Anche se da tempo ha lasciato questa terra, i suoi occhi vegliano su di noi. Le sue orecchie ci ascoltano, le sue mani ci guidano. Aia! E il suo amore ci dà la forza. La dichiarazione di una donna indiana è un bordello. Sei allucinante, fratelli, eh? Sì. Grazie. Prego, figurati. Io dovrei andare. Scene compromettenti, eh? Ubisoft compromettente. Oh! La spedizione di Braddock. Grazie, ma è inutile che mi fai così, perché non è colpa mia se mi lagga proprio mentre mi nascondo. Scusami, non si abbassa, non fa quello. Fanculizzati, scusa, a sto punto, veramente. Ah, sono di nuovo... Sono di nuovo vestito da nobile capitano? Vabbè, io corro a random. Oh, no, oh. Alcuni giorni dopo. Sì. E allora io direi di andare direttamente alla prossima... No, scusate. C'è il mio caro amico. Casualmente sto camminando in mezzo. Ok, ok. Ok. Andiamo da qua, va. Ti immagino lì uno con una
con un montone in testa. Ehi là, amico mio, offrimi un po' di sidro che ci divertiamo. Whee! Mastro Kenway. Dimmi. L'avete trovato? Non era il posto giusto. Epic win. Gli altri vi stanno aspettando. Ok. Signori. Comodi. Comodi. Temo che il tempo... Ah, c'è sempre l'ubriacone. Non fosse che una grotta dipinta. Però conteneva immagini scritte dei precursori, significa che siamo vicini. Non abbastanza, direi. Calmino. Dobbiamo raddoppiare gli sforzi. Crescere di numero e fondare una base permanente qui. Benché il sito ci sfugga, sono certo che lo troveremo. Vero. Parole sante. Inoltre, credo che sia ora di accogliere Charles fra di noi. Si è dimostrato un allievo leale. Quoto lì è un fratello. Merita di condividere il nostro sapere e di cogliere i frutti che offre un tale dono. Ci sono obiezioni? Molto bene. Charles, vieni, andiamo. Giuri di difendere i principi del nostro ordine e tutto ciò per cui lottiamo? Lo giuro. E di non divulgare i nostri segreti nella vera natura della nostra opera? Lo giuro. E di farlo da ora fino alla morte, a qualunque costo? Lo giuro. Grande Charles, benvenuto. Allora ti accogliamo fra di noi, fratello. Insieme assisteremo all'alba di un nuovo mondo. Un mondo di fermezza e di ordine. Dammi la mano. Ora. Sei un tempo. Ah! Il padre della comprensione ci guida. Il padre della comprensione ci guida. Un templare? Cosa? Ah! Mi ha trollato in una maniera incredibile fino adesso? You nuts! Ti piacciono le mele? Mi sfotte anche! Sì, pure anche la Nutella. Ma stia scherzando? È un templare? Allora il tizio della barca? Oh cazzo! L'avete visto, vero? Wow! Wow, e come? La chiave deve essere l'amuleto che Eitam ha preso a Londra. Ora sappiamo com'è fatto, ma non sappiamo dove si trova. Desmond, devi continuare. È anche un tuo antenato. Perché non entri tu nell'anno? Effettivamente. Cosa? Che diavolo dici? Sembri un bambino di 7, grazie. Ma che ti prende, Desmond? Vuoi sapere che mi prende? Sono stufo di non avere voce in capitolo. Desmond, fai questo. Desmond, fai quello. Desmond, sarà meglio che trovi una soluzione, altrimenti il sole ci ridurrà in cenere. E so di essere stata carina con te, ma invece sono parte anch'io del piano dei Templari, e quindi sì, vorrei tanto che finissi sotto il controllo di un'entità aliena in modo che tu possa uccidermi. Là. Quindi ecco la risposta. Sono stufo di essere una cazzo di femmina. Praticamente gli ho detto vaffanculo. Credevo sarebbe stato diverso con te. Insomma, sei mio padre, ma alla fine sei esattamente come i Templari. Non capisco più che sono uguale a quei bastardi. Capito? Tutto ciò che faccio, tutto ciò che ho fatto, è stato per te. Forse ho voluto troppo, o ti ho chiesto troppo, ma cerca di tenere bene a mente cosa c'è in gioco qui. Devi capire cosa fare, figlio. La ragazza mi sembra sempre più cannata. Bene, sono in imbarazzo, ma farò finta che non sia successo niente e vi aggiornerò tutti come al solito per cercare di accorciare i tempi. Niente di buono. Sembra che il tempio sia alimentato da alcune... Beh, le chiamerei batterie. Ne avete incontrata una entrando, ma temo che non ce ne siano più. Almeno non qui. Hai idea di come possiamo sostituirle? Mi ha sprangato un pugno in faccia. Voglio introdurmi nel database dell'Abstergo. Se trovassi qualche riferimento a quegli aggeggi lì dentro, forse potrei rimediare. Vedi cosa puoi fare. Ma certo. Senti, Desmond, puoi dare un'occhiata qui in giro o ritornare nella nostra?
Io andrei in giro. Ma prima do un'occhiata, fratelli. Scusate, ma sono leggermente curioso. Cosa c'è qua? Oh. Guardate un po' qui. Che cos'è? Beh, non saprei, ma credo un contatore. A giudicare dall'iconografia, ritengo probabile che quando si svuoterà... Che figata, signori, eh? Inizierà la fine. Eh? Qual è il contatore? Ciao, Desmond. Pronto a collare. Andiamo a vedere, voglio un attimo vedere cosa c'è sulla destra dove ci sono quelle scalinate. Arrivo, eh. Dopo torniamo nell'Animus. Voglio solo vedere un attimo una cosa c'è qua. Oh! Comunque la pietra, l'effetto della pietra è epico, signori. Oddio. Pensavamo di poterci salvare. Volevamo affrontare l'ira del sole e domarla. Occorrevano 4 torri per contenere la sua furia e disperderla. Oh. Ma con ciò che sapevamo e che avevamo, ci voleva troppo tempo. Migliaia di anni non sarebbero bastate a terminare il lavoro. La prima torre non fu mai ultimata. Buono. Il progetto fu abbandonato. Molto buono. Tentammo altro. Ma mentre pensavamo a un'alternativa, alcuni tornarono. Pensavano di automatizzare il processo. Il metallo sarebbe riuscito dove noi fallivamo. Autocostruzione? Non credo. Sarebbe epico però, eh. Oh no, volevo vedere la fine della spiegazione. Ma porca miseria. Ma c'è un pacco da esplorare. Fatemi vedere solo un attimo un piano. E poi torniamo dall'Animus. Ah, mi sa che non c'è più niente qua. Vediamo qui. Ma si può, secondo me si può salire. Sembrano tipo i livelli alla Portal. Fatemi provare una cosa. Dove andiamo a finire qua? Credo da nessuna parte. Impossibile, non ci sarebbe questo se non andassimo a finire da nessuna parte. Eccola! Ah, i piani della torre! Se non potevamo reggere la forza del sole, forse potevamo imbrigliarla. Sapevamo già generare dei campi per proteggerci in battaglia. Oh. Ma erano dispositivi molto piccoli. Replicarli in dimensione. Sì, sarebbe esploso mezzo mondo, vabbè, l'abbiamo capito. Ci mancava l'energia. Metà pianeta, dissero allora. Sempre meglio che niente. Metà pianeta? Provammo. Fallimmo ancora. Un quarto, chiese. Ma non era possibile. Un sesto. Un ottavo, un decimo almeno. La risposta era sempre la stessa. Forse si poteva salvare una città, ma non avevamo più tempo. Rinunciamo. Così rinunciamo. È duro, eh? Desmond. Nel culo se la sono presa, mi sa. Vabbè. Devo riuscire ad andare all'altro piano. Se c'è. Posso ancora salire? Fatemi provare, fratelli. Abbiate pazienza. No, Desmond! Ma è immortale? È immortale qua dentro, Desmond? Può essere. Aspetta, come cazzo avevo fatto? Ma non c'erano le scale, poi. Ah, infatti. Ok. No, Desmond! Ok.
se riesco ancora a salire un pochettino. No, devo riuscire ad arrivare là. Ma là ci sono già arrivato però, che pirla. Quindi più su di così non si può andare. Mi sa di no. Boh, vabbè, facciamo una roba, va. Andiamo a esplorare qualcos'altro e poi qua ci torniamo. Tanto prima che lo finiremo sto gioco, fratelli, saremo no a 400 anni di età prima dei, cioè saremo più vecchi dei precursori praticamente. Andiamo dall'altra parte a sto punto, va. Ormai cos'è? 20 minuti, sì, devo stoppare. Mamma mia, Gianni, non gliela famo mai, se no. Posso salire qui? Ma non c'è niente. Ah no, non c'è niente, le balle, sono delle scale. Desmond, oppala. Bravo. No, ma sono leggermente murate. Anche le ha. Oh, interessante. Anche le altre sono murate? No, sono murate. Ma porca miseria. Vabbè, signori, allora fammi una cosa, va. Oh, La stoppiamo qui. Torniamo nell'Animus alla prossima. Ci state? Amore totale, Johnny Creek, e alla prossima puntata.